Amici di Centro Solo Sport 101.5, amici delle Trofie Festival di Lungotevere e Testaccio, bentornati da Marco Cordaro e Daniele Luciani. Pallone vicino per Faisulu, in porta avanti il pallone il centrocampista di Fabio Capello con il numero 20, giocatore dello Zenit. Combaro fa mettere il pallone al centro, il colpo di testa di Kokorin! Kokorin, Russia in vantaggio! Dopo 6 minuti il primo timbro in questo campionato del mondo per Alexander Kokorin, sesta rete con la maglia della nazionale russa per lui e soprattutto questo bellissimo colpo di testa per, con cui ha battuto Mbolin, ha lasciato scampo al portiere dell'Algeria. Ottimo il cross di Kombarov sceso sulla sinistra su assist di Faisulin, perfetto il cross, ha staccato praticamente dall'altezza del dischetto di rigore Kokorin, l'ha infilata quasi sotto l'incrocio dei pali, non ha avuto scampo Mbolin. Russia 1 Algeria 0. Rimessa lunga di Vertonghen, pallone centrale che spiava verso Mertens che sbaglia un gol clamoroso da solo davanti a Seung-Yu, spedisce il pallone altissimo. Corner così in favore della formazione asiatica affidata al destro di Chung Yong, pallone che spiove sul secondo palo, il colpo di testa di Seung Ho che cerca la sponda nella zona di Kim Shi-wook, c'è ancora un miracolo da parte di Courtois, non è finita la conclusione tentata da Sung Yeong, non è finita ancora e ci prova di violenza Suk Yong di collo sinistro, deviazione, tiro che è stato murato da Van der Borre, ma grande opportunità qui per la Corea. Calcio d'angolo in favore dell'Algeria, se ne occupa Brahimi, pallone squadrato dal centro con il destro a giro, colpo di testa ancora di Slimani, pallone però centrale. Punizione in area di rigore, attenzione, esce male Shinfeyev e c'è il gol del pareggio di Slimani, il centravanti dell'Algeria è favorito dall'uscita a vuoto di Shinfeyev e di testa, deposita in rete, il gol dell'uno pari, quindi a Kokorin risponde l'altro centravanti Slimani, seconda rete per lui in questo mondiale e Algeria che trova il gol del pareggio, fa impazzire anche qui a Teutropia i tifosi algerini. Stacca Ignasevic, tocca vicino per Berezuski, cerchio della linea mediana del campo, Kozlov ancora all'indietro per Berezuski, chiede ancora maggior ritmo Capello, sa che con questi ritmi non passerà la difesa dell'Algeria, prova Samedov a incunearsi nel rigore, ancora lo scambio con Kerzov, Kerzov appena entrato in area, il destro, raso terra, blocca terra in due tempi in Boli. Fellaini dialoga con Cerdalì, poi arriva l'intercettazione da parte di Yong Ho, ma è errato il disimpegno dei giocatori coreani, ne approfitta Origi, la respinta del portiere, poi arriva il gol del Belgio con Vertonghen che in tapin non ha lasciato scampo al portiere della Corea, era stata corta la respinta di Seung-Yu sul tiro di Divock Origi ed arriva così la zampata di Vertonghen che permette ai Diavoli Rossi di portarsi in vantaggio al 77esimo, arriva così la firma del difensore del Tottenham che è stato il più lesto a spedire il pallone alle spalle di Seung-Yu e dunque il Belgio ha la grandissima opportunità di chiudere il raggruppamento a punteggio pieno, 3 vittorie in altrettante gare, un Belgio così non lo vedevamo da tantissimo tempo. Ed è tutto per questa serata mondiale di Brasile 2014, l'appuntamento con l'Eutropia Festival ed il mondiale, la rassegna editata verde oro torna sabato sera dove verrà disputata la sfida tra Colombia ed Uruguay e inizieranno così gli ottavi di finale e ci sarà così tutto il viatico verso la finale del prossimo 13 luglio che si giocherà all'estadio Mario Figlio Maracanà. Noi di Centro Sono Sport 105 saremo qui dall'Eutropia Festival di Lungotevere e Testaccio a raccontarvi proprio tutta la rassegna ritata del Mondiale Brasileiro 2014.